non scopriamo soltanto un monumento, penso che piantiamo veramente un seme affinché ciascuno di noi possa rendersi consapevole come cittadino, come istituzione politica del percorso da fare perché determinate cose non avvengono più, perché non avvenga più quello che è avvenuto 10 anni fa, quando Giovanni non si è ritirato a casa, purtroppo lasciando la moglie e la figlia. Non accadano più tutte queste morti. Pensate che nel 2016 siamo intorno ai 1000 morti e purtroppo il triste primato spetta sempre al sud. Fatalità non solo, lo sappiamo, come anche il presidente della fondazione ha in questo momento detto attraverso il messaggio. Dipende da tante cose, dipende soprattutto da una mancanza di sicurezza, da tanti subappalti dati al nero, da un caporalato selvaggio, da tante tante cose che mortificano purtroppo anche il diritto del lavoratore ad espletare le proprie mansioni nella sicurezza più assoluta. Devo dire che Gennaro da 10 anni avrebbe potuto chiudersi nel suo dolore, era un diritto. Invece Giovanni da 10 anni sta in memoria del fratello ma ponendo il problema in maniera reale. Oggi devo dire che attraverso la realizzazione di questo monumento, ancora di più per Nola e per i Nolani, è una giornata importante e ciascuno di noi rifletterà sempre di più ogni qualvolta passerà, transiterà in questa piazza. Quindi grazie alla famiglia De Lorenzo che ha fatto questo e chiaramente stasera è un faro in più che accendiamo, consapevoli del lungo percorso da fare affinché, diciamo, queste morti o non avvengano più o avvengano in misura molto ridotta. Grazie. Grazie, grazie Sindaco. C'è un altro messaggio dell'onorevole Massimiliano Manfredi che non è potuto intervenire. Gentilissime autorità, con vivo e profondo rammarico non posso essere presente oggi all'installazione in piazza Marconi a Nola del monumento intitolato ai caduti sul lavoro per via degli impegni parlamentari che mi tengono occupato a Roma. Quest'opera rappresenta un atto d'amore e di riconoscenza verso quei lavoratori, soprattutto giovani come Giovanni Di Lorenzo, che ci hanno lasciato troppo presto e deve farci riflettere sull'inutile spreco di vite causato non solo dalla fatalità, ma spesso anche dalla disattenzione alla cultura della sicurezza. Scusandomi ancora per la mia assenza, colgo l'occasione di porgervi cordiali saluti. Onorevole Massimiliano Manfredi. Adesso invece è la volta dell'onorevole Paolo Russo e mi fa piacere che è qui con noi perché lui ha cominciato questa. Come ha portato in Parlamento il disagio degli automobilisti campani. Perché dico questo? Perché è una guerra difficile contro le assicurazioni. Assicurazioni che spesso e volentieri, a proposito di queste vittime sul lavoro, liquidano il tutto con la famosa frase capitale umano. Onorevole, una battaglia si può perdere, è importante vincere la guerra. In questa guerra mettiamoci anche più attenzione per quelli che sono i risarcimenti, per questi spesso giovani che cadono sul lavoro per guadagnarsi la vita onestamente e spesso vedono, le famiglie vedono riconosciuti i propri diritti, i propri miseri risarcimenti dopo anni e anni di ingiuste battaglie. Parola all'onorevole Paolo Russo. No, intanto sono voluto essere qui con il piacere di essere qui per una ragione semplice. Guardate, questa sera non ricordiamo soltanto un uomo che è caduto lavorando nel nostro territorio, di casa nostra. Questa sera, grazie alla famiglia di Lorenzo, facciamo una cosa in più. Proviamo a rendere questo sacrificio un valore. Proviamo in chiave etica a ricordare come queste tragedie devono essere l'insegnamento a tutti, l'insegnamento ai sistemi istituzionali, alla politica, alle imprese, alle attività, devono essere insomma un elemento valoriale di casa nostra. Perché
E guardate, questa è la migliore espressione, quando Nola fa Nola produce esattamente quello che stiamo facendo stasera, un esempio etico che può essere un valore per le prossime generazioni, per quanti dovranno ricordare il sacrificio di un padre di famiglia, il sacrificio di chi operava lavorando e attraverso il lavoro conduceva la propria famiglia nel modo migliore. Questo è il senso di questa stele che questa sera esponiamo. Consentitemi di ricordare però anche con criticità alcuni dati. Nel primo trimestre del 2017 purtroppo i caduti sul lavoro, gli incidenti sul lavoro sono aumentati rispetto all'anno precedente. Nel primo trimestre del 2017 i caduti sul lavoro purtroppo sono aumentati. Sono aumentati soprattutto al sud, soprattutto sui giovani e soprattutto aumenta tragicamente anche l'incidente delle donne. Tutto questo ci deve far riflettere che nonostante le norme, devo dire negli ultimi 7 anni si sono moltiplicate le norme che abbiamo approvato, lo scorso anno quella sul caporalato e in agricoltura, un pezzo rilevante degli incidenti sul lavoro sono in agricoltura, quasi un terzo. Nonostante queste norme ancora non si è debellata questa piaga che soprattutto nel mezzogiorno ci rende scarsa dignità. Questo che significa? Che ce la dobbiamo mettere tutta, che dobbiamo fare ancora di più. E quando passiamo di qui, ognuno per le sue responsabilità ha il dovere non solo di ricordarsi, ma di fare e di provare a fare meglio di quanto non si sia fatto sin qui. Per questa ragione Giovanni ci ha insegnato attraverso il fratello che ognuno di noi può e deve fare di più. Ce la metteremo tutta. Grazie, grazie l'onorevole Paolo Russo. Adesso è il momento clou della serata. Si svela il monumento ai caduti in memoria di Giovanni Di Lorenzo e quindi chiamiamo sia la famiglia, sia Sua Eccellenza Monsignor Francesco Marino per la benedizione. Dopo sentiremo ovviamente anche il suo saluto. E adesso è venuto il momento di benedire anche questo monumento e poi di raccoglierci un momento di preghiera con il nostro pastore, Monsignor Francesco Marino. Questo monumento
sua rappresentazione simbolica richiama certamente il dramma della morte e anche la memoria di quelle responsabilità civili di cui abbiamo ascoltato, l'importanza di tutelare il lavoro e di mettere in campo tutte le forze spirituali perché questo possa avvenire per il nostro futuro, ma richiama anche un principio di vita. Nella fede cristiana questo principio di vita è la speranza nella risurrezione. Allora ci raccogliamo in preghiera, preghiamo per il lavoro dell'uomo, preghiamo per coloro che lavorano, preghiamo per i caduti nel lavoro e preghiamo per ciascuno di noi perché possa con il suo impegno favorire sempre più una cultura di solidarietà, di aiuto, di responsabilità e anche di dare risposte sempre più concrete a quello che esige, ecco, il mondo del lavoro in tutta la sua realtà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Ascoltate la parola di Dio, dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia, perché avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene, come sta scritto. Ha largheggiato, ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Colui che somministra il seme al seminatore e il pane per il nutrimento, somministrerà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia. Così sarete ricchi di ogni generosità, la quale poi farà salire a Dio l'inno di ringraziamento per mezzo nostro.